Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale Wolf's Card Gaming. Siamo qui con Gianluca che ha fatto? Ha fatto quarto posto al regionale Macerata. Macerata, ok. Che hai giocato? Ho rigiocato Phantom Knight, lista molto simile a quella della settimana scorsa. Ok. E incomincio con i mostri. Ho giocato di nuovo lo stesso reparto Phantom Knight. Senza Dorn. Due clock. E mono. Vabbè, standard. Sì. Ovviamente non giocavi quella merda là. C'è Luca Manfredini, sempre del nostro team, è arrivato primo con il mio stesso main. Ok. E poi ho giocato ovviamente Trench Up. Sì. Mono Grifone. Sì. Grande carta Grifone. Vabbè, porco tu. Poi reparto Entrap, ho giocato 3D Biru. Beh sì, troppo forte. Troppo forte, anche da solo, non sempre tutti i mazzi partono con i Brave, tante volte è risolutivo anche da solo, davvero forte. Poi ovviamente più un'altra Entrap e sì, vabbè, si ammucchia. Vabbè, 3 Ash, questa perché è forte contro Brave, anche da solo. E quindi l'ho giocato a 3. 2 Veiler. Sì. Tra l'entrap forse è la peggiore, però vabbè, ci ho sta, voluto giocare almeno una decina di entrap. Ovviamente non puoi giocare in permanence per Brigantino. Esatto, per Brigantino. Poi ovviamente 2 Ogre. Sì. Sempre per reparto fave. Come brick i fantastici 2 qua. Sì. E poi andiamo alle spell. Magie. Ho giocato ovviamente rinforzi dell'esercito. Sì. Questa carta, queste due carte vanno giocate per forza. Poi due Called. Vabbè, instant con il limite di 10.000 occhi che è Called. Vabbè, questa carta ogni volta che la vedo mi è sempre piaciuta, sia come extender che come Negino. Sì, ma è veramente forte. È forte, alla fine anche andando di side, giocando cross out, e 5 carte che ti vengono tutte le entrap che ti danno davvero fastidio, che sono Lancea, Nibiru. Quindi queste 5 sono. Vabbè, sono forti, quindi l'ho giocato. Foolish. Sì. Vabbè. Consistency. 2 Prosperity. Sì. Non l'ho giocato a 3 per mettere instant, a 2 comunque mi ci trovo bene. Ok. La fai sempre, quasi sempre da 3. Sei quasi sempre da 3. Parole povere, Pot of Duality per aumentare un po' la consistenza. Vabbè, 2 di loro. Non c'è da spiegare. Pure queste. Vabbè. Vabbè, 3 droplet. Sì. Fortissima, l'unico mazzo che la soffre poco è i mazzi spam sincro che fanno Arandino. Sì, però in generale contro tutto il resto è fortissima. Sì. Non capisco chi l'ha cattata per l'entrap. È forte, va giocato. Sì, sì. E poi ovviamente 3 Fogblade e la brigantina. Ok. Non ho giocato Wing, come abbiamo detto anche prima nelle precedenti profile, è un palo, soprattutto perché non gioco la combo falce. L'obiettivo del mazzo è fare 2 Fogblade, Grifone Enforcer con Brexor che rientra e spacca 1. Quindi 5 interruzioni che normalmente bastano per vincere. In più puoi avere ovviamente le entrap. Sì, sì. E così non perdi da droplet, perché se tu facendo la combo falce finisci con una sola fog, a meno che la pesci. Sì, certo, droplet devono scartare 3. Ti fanno. No, droplet da 2, perché alla fine basta enforcere Grifone. Tanto perché non fai mai Brexward. Non ce la fai. Okay. E ti rimbalzano la fog di combo con i cosi, con i Brave, perdi in automatico. Ah, per dici nella combo falce. Sì, sì, no, io sto dicendo. È molto più forte così, sì. Certo, più consistente e più forte. Sì, sì. Ok, andiamo all'extra deck. Ho giocato i 2 Link 1, fortissimi. Sì. Tanti si scordano il suo effetto, che se distruggono molto evocato normalmente rientra specialmente. Io non me lo scordo mai. Ed è fortissimo. Poi ovviamente Cherubino. Sì. La Dark, che è assurda. Questa carta che normalmente le fai contro i control se parti di Fusion Destiny. Certo, sì. È occasionale. Sì, l'ho fatta, non contro i contro, ma in grind per fare unicorno indistruttibile. Ah, okay. Vabbè, un link è uno scalino. Forza in forza. Uno scalino per. Forza in forza. Vabbè, ci sta. Ovviamente Anaconda.
Artish, il mini unicorn, sì. E io al posto di Borre su World Seed, che ha giocato, sì. Luca, io gioco Axe, Squad, mi ci trovo bene, sì. Tanto il mazzo più di sempre, poi spacchi sempre o due o tre, perché c'è sempre o Almirage o, sì. O come si chiama, Link Spider al cimitero con un Dark, certo, sì. Poi degli Xyz ho giocato Mono Brexor, sì. Mono Levi, bello alti, la Downer, e sì. Ovviamente Zeus, sì. E come fusioni ho giocato lui per Instant, sì. Fortissimo, e ovviamente vabbè, la carta più forte del meta, direi. Del meta, sì, effettivamente. Poi andiamo di side, allora di side, per andare primo, come sempre ho giocato 30 spell, questo meta vabbè assurde, sì. 3 cross out, sì. Come l'altra volta, insomma. Sì, esatto. Cross out è fortissimo. Chi non la gioca non ci ha capito un cazzo, sta bene. Stand trap, sì, è fortissimo. Sì, sì. No, per andare prima assurda, sotto. Eh sì. 3 lancè. Sì. Vabbè, carta fortissima in mirror match contro qualsiasi mazzo che gioca brevi, teni, contro tutto. Ti aspettavi tanti mirror? No, mi aspettavo però tanti Flanderis, okay. Questa è assurda. Sì, perché non va sotto shifter soprattutto. No, perde. Sì, sì. Poi ho giocato 3 gamma, un'altra carta che non va, che ovviamente è giallone, sì. Altra carta che non va sotto shifter, da sola tante volte ti risolve la partita. Sì, ti risolve anche contro shifter. Out of deck è forte. Sì. Perché tante volte l'ho pescata di sesta e mi fanno lancea e faccio ok, gamma. E scoppiano. E quindi davvero davvero forte. L'ho preferita ai troll, sì. Perché i troll comunque vanno sotto shifter, alcune volte non sono risolutivi, di side se li aspettano perché li stanno giocando tutti. Sì. E normalmente si addano direttamente grifone, quindi che fai? Ti addi grifone, ok, c'ho troll, ti faccio troll e comunque mi fai DP e grifone, probabilmente perdo. Sì, è veramente. Quindi questa è molto risolutiva. E per i back, ossia per i set, sì. Ho giocato solamente due di Twister perché al contrario di altri mazzi, tipo Frankies, combo vari, Phantom Knight ha un buon matchup contro i set. Ok? Sì. E niente, questo è tutto. Ah, è finita? Sì, okay. Sì, è finita la profile. E considerazioni finali? Considerazioni finali, Phantom Knight è un ottimo mazzo. Chi ha beccato, te lo ricordi? Allora, ho beccato primo turno uno Swords of Danny 2-0, sì. Ho vinto al dato, facile. Okay. Al secondo turno, al secondo turno ho perso la macchina. E vabbè, mi si vola. Scoppiato, parte, vince al dado, mi fa full combo, guardo la mano, 0 entrap, 0 droplet, fatto okay. No, c'hai i droplet e te l'ho tolta, no, quella è il game 3. Ah, ok. 0 droplet, 0 niente, vabbè, mi fa la combo che spacca, fa rai cechi, doppia impermanence, ogre, ash in mano, fatto dove vado. La seconda la vinco io, la terza arriva a lui, vedo, oddio, c'ho la mano, c'ho droplet, non si può perdere, c'ho droplet, 3 Phantom Knight, rito, detto, ho vinto. Mi fa il Xyz che banna una dalla mano, mi becca droplet e perdo. Mi volevo ammazzare. E vabbè. Poi game 3 ho beccato a un Salamangreat, ok, con cui ho vinto da 0 anche contro di lui. E poi ho beccato Dragon Link, giusto? Al quarto turno sì, ho beccato Dragon Link, il ragazzo amico nostro di Roma, e ho vinto 2-0. Anche se ho perso il dato, Nibiru non era, lui giocava a 60 con i Brave, non è partito con i Brave, è stato proprio un Nibiru enorme, okay, sì. È andato sulla luna. E poi quinto turno ho beccato di nuovo Tennis World Soul, okay. Ora lui 2-0, ho perso il dato, ma c'avevo Nibiru Ogre, vabbè. FTK? Sì, in più c'avevo tipo Torch Scale Boots. Bravo, bravo. Siamo da bene. E poi l'ultimo game ho beccato un Prankids DPA nel quale vinco al dado ma non parto benissimo. Però gli faccio comunque Fogblade, Enforcer. Vabbè, è bastato Enforcer, diciamo il Prankids. Non è bastato, è andato alle lunghe. Sì. Però alla fine l'ho vinta io di Dark, rubando il suo Enforcer. E ho vinto così. E poi la seconda
vinco io facendogli, avevo Gamma, Ogre, Ash, Thor Scale, Rito. Ho mandato proprio sulla luna. Quindi niente, il mazzo è consistente, è forte, giocando soprattutto meno brick come falce. Sì. E, sì. Provi a renderlo più consistente possibile, insomma. Sì, esatto. Va bene. Grazie, ringraziamo gli sponsor, ringraziamo Monkey Guard e il pianeta Essayan, e questo è tutto per oggi. Alla prossima.